Numerose sepolture di una cultura originale fino ad allora non ancora identificata furono scoperte nei pressi di Bologna a metà dell'Ottocento. Le scoprì il conte Giovanni Gozzadini, prestigioso esponente della cultura locale e dell'archeologia, allora una disciplina ancora giovane. Il nome che diede a questa cultura materiale fu Villanoviana, dal nome della Villanova, la sua residenza di campagna in comune di Castenaso. La cultura villanoviana, sviluppatasi tra il IX ed il VII secolo a.C., dal Tirreno all'Adriatico, dalla pianura padana alla Campania, è oggi ritenuta dalla maggior parte degli studiosi la più remota espressione della civiltà etrusca. Un'esperienza fondamentale per la definizione dell'identità culturale italiana. Il patrimonio archeologico villanoviano è conservato in molti dei musei presenti sul territorio emiliano-romagnolo, poiché testimonianze di questa cultura sono presenti in gran parte della regione. Nella pianura padana gli insediamenti più importanti si ritrovano nell'area bolognese e sull'Adriatico a Verucchio.